Con questi faccio 4-5 kg almeno. Tutti per me, vero? Tutti per te, Sì. solo per te, giusto? Michael è un contadino di soli 22 anni. In Alto Adige, a 1350 metri di altitudine, nel suo orto, coltiva più di 500 specie di verdure ed erbe aromatiche. Varietà antiche e spesso dimenticate. Non innaffia le piante, fa in modo che il terreno si inumidisca naturalmente coprendolo con la tecnica della pacciamatura. Il cliente più importante di Michael è Theodor Falser, lo chef stellato dell'Engel di Nova Levante. Theodor è più di un semplice cliente. Il giovane contadino e il cuoco stellato, all'inizio di ogni inverno, fanno una riunione e progettano la nuova stagione. Per me è molto importante conoscere le famiglie dietro al prodotto. Io so che loro stanno molto molto attento a me, ai nostri clienti, ma anche all'ambiente. Questi adesso sono i pomodori selvatici, vero? Sì, pomodori selvatici gialli. Olio si può mangiare? Sì, anche tipo tutti quelli. Ma questo veramente c'è un aroma favoloso. Ma che differenza, eh? L'aroma arriva a Roma. Sì. Con questo posso immaginare di fare un bel crauti, sai, tagliare molto fine, Julien. Facciamo una conservazione, una fermentazione a secco che noi mettiamo solamente per chilo il 2 fino a 3% di sale, mettiamo le spezie, mettiamo le erbette e dopo lo mettiamo dentro in un vasetto e lo lasciamo riposare per minimo 6 mesi. Questa tradizione è una tradizione di famiglia. Noi già da secoli, anche i nonni e i bisnonni, hanno sempre conservato la verdura e la frutta per i mesi invernali. Quando io apro quel barattolo sono emozioni, veramente emozioni. Io sento la natura, io sento il prodotto. Sono i propri sapori della mia infanzia questo. La filosofia si chiama Taste Nature, è solo assaggiare la natura e coi prodotti locali che vengono prodotti nella valle e nell'Alto Adige.